Ciao, continuiamo con questo ciclo di tutorial in cui parliamo degli arpeggi e applichiamo le regole degli arpeggi a una canzone in specifico, così da abbinare la teoria alla pratica. Oggi applichiamo la regola dell'arpeggio a una canzone di Antonello Venditti che si chiama Notte prima degli esami, molto nota, molto famosa. La facciamo nella tonalità di Sol maggiore e andiamo a vedere quali sono le progressioni, gli accordi che compongono questa canzone. Abbiamo un Sol, poi un Sol con il basso di Fa diesis, un Mi minore, un Mi minore con il basso di Re, un Do, Sol col basso di Si, La minore settima e Re settima preceduto da un Re quarto. Ok, se non volete fare il Re quarto fate direttamente il Re settima. Questa è la prima parte. E andiamo a vedere come, dopo aver visto gli accordi, come si comporta la mano destra. Allora, io ho già spiegato tante volte, lo ripetiamo di nuovo, che se suddividiamo le corde della chitarra in due parti, le tre di sopra e le tre di sotto, possiamo dire che nella stragrande maggioranza degli arpeggi il pollice si occupa di pizzicare la nota di basso che si trova sesta, quinta e quarta, okay? Che sono in ordine le prime tre, le corde più grosse della chitarra, mentre indice, medio e anulare ordinariamente pizzicano quelle più in basso. Un'altra regola che è fondamentale di cui parlo spesso è il fatto che il pollice pizzica il basso e che è sempre la nota di basso, sempre la prima nota della scala. Quindi se abbiamo un Sol, il basso sarà sempre una nota di Sol. Se abbiamo un La, il basso sarà sempre una nota di La. Se abbiamo un Re, sarà sempre una nota di Re. E non solo per quanto riguarda gli accordi maggiori, ma anche gli accordi minori. Quindi questa regola vale anche per il La minore, per il Re minore e così via. Vale per tutti gli accordi della scala, quindi tutti gli accordi di La, tutti gli accordi di Re. Quindi non c'è bisogno nemmeno di fare uno sforzo di memoria per capire qual è la nota del basso. Poi un altro trucco che vi vorrei dire che gli accordi, quelli aperti, quelli classici, la nota di basso, senza nemmeno andare a capire che quella nota sia veramente quella che stiamo facendo noi, è sempre la prima che andiamo a premere quando andiamo a comporre l'accordo. Quindi per esempio il Sol, qual è la prima? Questa qui. E questo è il basso di Sol. Quando andiamo a fare il Do, qual è la prima nota che andiamo a premere quando componiamo l'accordo di Do? Questa qui di sopra, infatti questo è il Do. Ok? Quindi andiamo a vedere il basso di Sol come si arpeggia. Il pollice pizzica la sesta corda, che è il basso di Sol, indice, medio e anulare pizzicano quarta, terza e seconda, dal basso verso l'alto. Poi andiamo sul Sol con il basso di Fa diesis, che ha come regola di comportamento della mano destra la stessa del Sol. Quindi il basso pizzica la sesta corda, il pollice pizzica la sesta corda, che in questo caso è un Fa diesis, indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda. Mi minore, la stessa cosa, quindi basso, sesta corda, pollice, sesta corda, indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda. Ok? E cosa possiamo fare qui? Siccome noi non si sentono tutte le note che andiamo a suonare quando facciamo il Sol e il Sol col basso di Fa diesis, a questo punto sarebbe anche inutile, io li faccio perché ormai sono pratico e abituato, sarebbe anche inutile premere il resto dell'accordo di Sol e il resto dell'accordo del Sol col basso di Fa diesis. Quindi basterebbe soltanto premere il basso di Sol al terzo tasto, poi
cambiamo l'accordo e andiamo sul secondo tasto e poi sul mi minore, ok, senza necessariamente fare tutti gli accordi. Quindi il sol lo suoniamo così e mi minore, poi abbiamo mi minore con il basso di re, che in sostanza è un accordo senza premere tasti, quindi andiamo a suonare le corde a vuoto dalla quarta, che è il basso di re, con il pollice che si chiama il basso di re, la quarta corda, indice, medio, anulare, terza, seconda e prima, così. Questo è un vero e proprio accordo. Dopo il mi minore col basso di re, do, il do si arpeggia con il pollice che pizzica il basso del do, qua, indice, medio, anulare, quarta, terza e seconda, sol con il basso di si, ok, in questo caso abbiamo un sol con il basso di si. Quando noi troviamo sugli accordi che andiamo a leggere lo slash, dopo dell'accordo troviamo l'altro, quindi do slash si, significa che è un sol, ma il basso non è più quello del sol, ma è quello del si. Si legge così. Quindi andiamo a pizzicare. Regola di comportamento che riguarda il do, il sol col basso di si e il la minore settima. La mano destra si comporta allo stesso modo, quindi non dovete cambiare, dovete solo modificare gli accordi. Però la mano destra pizzica sempre le stesse corde, ossia il basso, la quinta corda, indice, medio, anulare, quarta, terza e seconda corda, su tutti e tre questi accordi. Quando andiamo al re, quarto e poi settima, in questo caso cambia l'accordo e quindi andiamo più in basso, e il basso, ricordandoci la regola generale, stiamo parlando di un re, il basso deve essere quello di re, e il re è la quarta corda. Iniziate a memorizzare a memoria quali sono le corde della chitarra, almeno quelle suonate a vuoto, quindi mi, la, re, sol, si, mi. Una volta memorizzate queste, poi vedremo quali sono i trucchi per capire, come capire al volo quali sono le note, almeno queste sui primi tre tasti. Quindi, come si arpeggia il re settima, il re quarto e il re settima, basso, quarta corda, indice, medio, anulare, terza, seconda e prima. Ok? Andiamo a cantarci. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, da, 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 come i pini di Roma, la vita non li spezza mai, questa notte è ancora nostra. A questo punto gli accordi cambiano. In tutto sono tanto due progressioni di accordi, queste che vi ho fatto vedere adesso e quest'altra. Abbiamo un re con il basso di do, quindi andiamo con il mignolo, la pizzica del basso di do qui al terzo tasto, alla quinta corda. Re con il basso di si, qui dobbiamo cambiare, quindi il re lo facciamo con queste altre tre dita e l'indice pizzica il si, il basso di si, cambiano i bassi. E poi il re con il basso di la, quindi quinta corda suonata a vuoto. Quindi stiamo suonando un re che cambia i bassi. Prima il re maggiore con il basso di, quindi re classico, basso di re. Poi abbiamo un re con il basso di do. Poi abbiamo sempre un re con il basso di si. E poi il re con il basso di la. Quindi il basso fa re, do, si e la. Ok? Va indietro e fa questo effetto molto bello. Non è molto facile quando si è alle prime armi, è difficile anche per me, anche se io non sono un grandissimo chitarrista, e potremmo fare così se ci viene difficile. Re con il basso di do, abbreviamo proprio al massimo, facciamo solo il si, non stoniamo,
mettiamoci almeno questa nota qua, perché è difficile farlo per uno che ha le prime armi in regola al basso di sì. E poi l'ultimo è il re, però pizzichiamo il basso di la, che serve per fare questa parte. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Ok? Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? E ricomincia con il sol. Le bombe delle sei non fanno male. Ok, semplifichiamo al massimo perché possiamo farlo. Quindi sol, solo una corda. Una corda al fa diesis. Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontano dalla mia stanza. Sembra Dante e tuo fratello Ariosto stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Non sarà mai il mio mestiere e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte ancora nostra, Claudia, non tremare, non ti posso far male se l'amore è se l'amore amore, se l'amore amore, se l'amore.